diceva il pezzo forte, ed è vero, pezzo forte perché è uno dei rari esempi di ostensorio a tempietto presenti in Sardegna. Ce n'è uno simile nella parrocchia di Azzara, che però mi pare che non sia un ostensorio ma un abisside, se non ricordo male, quella di Azzara. In argento dorato, qui alla base ci sono, come per la croce, i monogrammi di Cristo, quindi JHS e il Christos dietro, e poi scolpiti sempre, incisi i simboli della passione, come abbiamo visto anche nell'altro calice. Qui in questo primo nodo, alla base, ci sono scolpite alcune statue, alcune effigie di santi. Si riconoscono certamente San Sebastiano, molto probabilmente Sant'Antioco, San Pietro con le chiavi, un santo vescovo che non ho idea di chi sia, e una santa donna, che probabilmente qualche santa venerata un tempo qui a Neri, cui si è perso il culto nel corso del tempo. Questo ostensorio risale, può essere datato tra il 1520 e il 1547. Da che cosa possiamo desumere questa datazione? Da questo stemma che vedete qui nella parte centrale, che è lo stemma del casato dei De Alagon. Fino al 1520, questa zona qui apparteneva ad un altro feudatario. Nel 1520 fu venduta appunto a Carlo De Alagon, o De Alagon, che dir si voglia. Quindi la data di inizio, di datazione può essere questa, 1520. Data finale di datazione 1547, quando morì l'erede di Carlo de Alagon, senza lasciare poi altri eredi. Quindi si estingue il casato, lo stemma non avrebbe avuto più senso. Quindi 1520-1547. In quest'arco di tempo è stato realizzato per la parrocchia questo ostensorio di foggia ugualmente gotica, come potete vedere, con questi angioletti a tutto tondo ai lati per incorniciare il Santissimo Sacramento. È un ostensorio che è una foggia, più che altro, che deriva da un molto presente nel nord Europa soprattutto, e poi si è radicata in Spagna. A me ricorda un po', ovviamente, si parva licet componere magnis, al grandissimo tempio ostensorio di come si chiama? Di Siviglia, no? Quello grande che portano anche in processione. A me ricorda un pochino quello, ovviamente, forma molto molto ridotta, molto più ridotta. È molto molto bello.